Nunzio Milo, il secondo anno qui a Sperlonga con quest'anno Sperlonga Gusto Mediterraneo, un buon successo la serata. È una tradizione che continua con la città di Sperlonga, è iniziata qualche anno fa con Cantanapoli il musical, il grande spettacolo che è stato in giro in diversi teatri italiani con Gio Di Sarno, Alessandro Fortunato e il sottoscritto Nunzio Milo. Grande successo 4 anni fa. E poi sono ritornato l'anno scorso qui a Sperlonga per Sapori di Mare e adesso per quest'altra bella manifestazione che è il seguito di Sapori di Mare, gusto mediterraneo. Insomma, grande successo di pubblico, grande affluenza, grande calore, una città che mi dimostra sempre il suo affetto. E ringrazio le persone che sono state presenti, il maestro Sesto Luciani che mi ha accompagnato in questo percorso di classiche napoletani, bellissimo. E ringrazio voi di Telegolfo che mi seguite da un po' di tempo, con piacere. Quest'anno c'era il maestro Sesto Luciani che ti ha accompagnato per la prima volta con la canzone della tradizione classica napoletana, ma con arrangiamenti molto particolari. Eh sì, in effetti io sono uno di quelli che ama tantissimo la sperimentazione. Non a caso ultimamente ho sperimentato la musica napoletana contaminata con il tango, con gli impulsi di tango, insomma, che è un qualcosa che mi piace tantissimo. E ogni volta amo con i pianisti nuovi di sperimentare, non soffermarsi sempre su quel motivo classico, canonizzato della canzone classica napoletana, quindi cercare di creare delle contaminazioni perché è un qualcosa che stimola. E poi questa sera ho notato che è piaciuto tantissimo al pubblico, in modo particolare Malafemme, una canzone appassionata fatta in ritmica più tanghera. Mi è piaciuto tantissimo, sì. Oltre alla canzone classica napoletana, anche il tributo a Pino Daniele che non poteva mancare qui a Sperlonga dopo il Sperlonga Music Festival dedicato proprio al cantatore napoletano e una dedica anche a Massimo Ranieri con Perdere l'amore. Vabbè, Pino Daniele è un grande, il maestro. Io nel mio piccolo ho voluto reinterpretare Napolè perché è la mia città, è una città che tengo d'indo sangue. Ovunque io vada nel mondo, Napoli mi dà quel quid in più, quel valore in più. Sì, un omaggio a Pino Daniele e poi un omaggio al maestro, al grande Massimo Ranieri, che veramente è un grande del teatro, del canto, del cinema e quant'altro, sì. Canzone napoletana classica, canzone napoletana moderna, il pubblico comunque ha seguito tutto si è fatto trascinare dalle note del maestro Sesto Luciani e di Nunzio Milo. Ma sì, in effetti quello che piace tantissimo a me è la sperimentazione, il fatto di creare queste relazioni armonico-tonali con le diverse ritmiche che possono essere nel mondo, ma perché non metterle anche nella canzone classica napoletana come quelle del tango argentino? È un qualcosa che veramente prende il pubblico e prende anche noi interpreti. Grazie. Grazie a voi, a Telegolfo e a tutti coloro i quali ci seguono. Ah, qui di fianco anche il maestro, perché lui il maestro è stato fino a poco tempo fa a firmare gli autografi. Buonasera. Allora, maestro, ti è piaciuta la serata? È Che andato dici? bene l'esperimento?
L'esperimento è andato benissimo, ma la femmina e canzone appassionata sono piaciute. Mi sono piaciute tantissimo. Allora, con i nuovi arrangiamenti possiamo fare qualche altra serata? Senz'altro, vedo che non abbiamo finito neanche a chiudere, che già sono arrivati degli C'erano impresari. C'erano le signore di Ancona che sono piaciute, quindi possiamo andare pure all'estero, Ancona. Va bene, ok, ancora, va benissimo. Noi vi salutiamo e vi ringraziamo. Grazie. Arrivederci.